Oggi ci proponiamo di illustrarvi un approfondimento del modello 730. La campagna fiscale è cominciata da circa un mese e terminerà il 30 settembre, data di scadenza per la presentazione della dichiarazione, sia che questo avvenga tramite l'intermediario, quindi CAF come il nostro, oppure tramite portale dell'Agenzia delle Entrate con la cosiddetta dichiarazione precompilata. La finanziaria del 2021 ha introdotto varie novità, tra le quali segnaliamo il trattamento integrativo in presenza di reddito complessivo fino a 28.000 euro, che va sostanzialmente a sostituire quello che era noto come il bonus Renzi. Poi abbiamo tra le altre le detrazioni del 90% per le spese di ristrutturazione delle facciate e poi un'altra novità molto importante è l'introduzione della detrazione del 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico effettuati su unità residenziali. Un'altra novità molto importante è l'inserimento della tracciabilità delle spese che danno diritto alla detrazione del 19%, spese per le quali è richiesto quest'anno, oltre che al documento di spesa, anche la tracciabilità del pagamento, quindi nel caso di spese mediche effettuate presso studi specialistici è richiesto che il contribuente presenti al CAF anche la ricevuta del bancomat oppure la copia dell'assegno oppure il bonifico bancario. Nel caso in cui non si fosse in possesso di questa documentazione è sufficiente presentare al CAF l'estratto conto dove si evincono gli addebiti di queste spese. Di quali spese stiamo parlando? Stiamo parlando di quelle che danno diritto alla detrazione del 19%, quindi spese mediche sostanzialmente, ma anche spese per esempio sostenute per il trasporto pubblico, oppure i mutui, oppure le assicurazioni sulla vita e infortuni, oppure le spese per asilo o tasse scolastiche. Tutto questo deve essere documentato con la tracciabilità del pagamento. La finanziaria ha introdotto il nuovo credito d'imposta per acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, abbonamento al trasporto pubblico e altri servizi di mobilità elettrica. Altra novità è la detrazione del 20% per il cosiddetto bonus vacanze per chi ne ha usufruito entro il 31/12/2020. Anche per questo è necessario presentare la fattura rilasciata dall'albergo, ma anche il codice rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che spesso è presente e indicato in fattura, e la tracciabilità del pagamento. Il termine entro cui è possibile quindi presentare la dichiarazione rimane fissato al 30 settembre. L'invio della dichiarazione da parte del CAF all'Agenzia delle Entrate avviene con diverse date, ci sono 5 finestre temporali. Per chi presenta la dichiarazione entro il 31 maggio, il CAF comunicherà all'Agenzia delle Entrate il risultato di quella dichiarazione entro il 15 giugno, oppure per quelle presentate dal 1 al 20 giugno avremo la scadenza del 29 giugno, dal 21 giugno al 15 luglio il 23 di luglio, oppure per quelle presentate dal 16 luglio all'11 agosto il 15 settembre. Resta ferma la scadenza del 30 settembre, quindi è possibile che i conguagli nella dichiarazione avvengano con diversi tempi, quindi qualcuno avrà il rimborso a settembre, qualcuno a ottobre, via dicendo. L'ultima novità di quest'anno è l'introduzione del 2 per 1000 per le associazioni culturali, quindi il contribuente che era abituato a destinare l'8 per 1000 ad una chiesa o allo Stato, il 5 per 1000 che poteva essere e può essere destinato al volontariato oppure alla ricerca o anche al proprio comune di residenza. C'è sempre il 2 per 1000 che può essere destinato ai partiti politici e quest'anno appunto un ulteriore 2 per 1000 per le associazioni culturali. Quindi il contribuente che desidera effettuare una destinazione che è della sua imposta già trattenuta, è semplicemente
una destinazione, non ulteriore erogazione, può firmare nella casella apposita e far felice qualche associazione culturale.